ai primi livelli, parlando appunto di regimi ambiziosi e di nei giornali a proposito della ripresa italiana, visto che ieri c'è stato il consueto appuntamento a Cernobbio dello studio Ambrosetti, per Carlo Padoan, che è intervenuto al meeting, ha annunciato nuovi dati positivi sull'andamento del PIL. Secondo Padoan, della Lega di conquistarsi uno spazio elettorale moderato, smorzando l'anti-europeismo, ma né Di Maio né Salvini convincono. Ne parla, tra gli altri, Dario Di Vico sul Corriere della Sera. Lo stesso Dario Di Vico firma sulle pagine del Corriere dell'Economia del lunedì un pezzo sul rischio robot che tagliano i posti di lavoro sulla base di uno studio appunto presentato al meeting Ambrosetti. Bene, è tutto per la nostra breve rassegna stampa. Adesso mandiamo un'altra pausa musicale, poi ci sentiremo per il collegamento con Amilcare Digiuni per parlare appunto dell'uso del POS, del Bancomat, quindi negli esercizi commerciali e i rischi che questo possa essere esteso anche all'edicola. C'è un'iniziativa in questo senso del sindacato, lo sentiremo tra poco dalla viva voce collegata in diretta di Amilcare Digiuni. A tra poco. She told me things.
Allora riprendiamo la linea qui dagli studi di Radio Rete Edicola. Oggi lunedì 4 settembre, il primo giorno della ripresa della nostra programmazione, si apre tra l'altro proprio in queste settimane il terzo anno dell'attività di questa radio. Abbiamo deciso di riaprire con Amilcare Digiune, sempre presente tra l'altro ai nostri microfoni. Presente sempre con un po' di parsimonia naturalmente, perché altrimenti poi l'eccessiva presenza nei mass media brucia le carriere sindacali e politiche. Allora innanzitutto buongiorno e bentornato Amilcare. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti, però dirla tutta la verità Fabio, perché diciamo, a Milano mi hai legato la sedia e mi hai costretto a esserci. Sì, è andata. Di dirla tutta la verità da buon giornalista. È andata più o meno così. Allora, da buon giornalista confesso che effettivamente, in particolare nei confronti di Digiuni, approfitto sempre della sua disponibilità. Oggi però è per una causa. È sempre un piacere Fabio parlare con te, poter dialogare, perché sarebbe bello anche dialogare con gli edicolanti. Allora, oggi però è per una causa giusta, diciamo così, visto che dobbiamo parlare del Bancomat, e cioè della possibilità che venga reintrodotto, anzi introdotto per la prima volta, se ne era già parlato, per questo ho usato questo verbo, reintrodotto l'uso del Bancomat negli esercizi commerciali, con l'obbligo quindi di usarlo, e quindi capire un po' la ricaduta che questa cosa ha per le edicole. Bene, allora ti lascio la parola, anche perché la cosa è abbastanza controversa, il sindacato sta sviluppando una sua azione in questa direzione, vai. Sì, è assolutamente controversa, non ci si capisce niente, c'è tutta una serie di ritardi e di incomprensioni, imprecisioni anche dal punto di vista giornalistico, oserei dire, perché come tutti sappiamo era all'inizio di agosto, è venuta fuori questa, diciamo, due giorni di campagna mediatica. Che dal primo di settembre c'erano le nuove norme stabilite da un decreto che quindi prevedeva anche le sanzioni, sanzioni anche in una maniera esagerata, adesso non le ricordo di preciso, ma si parlava di 500 euro, chiusura dell'attività, insomma una cosa facendo riferimento appunto ad un decreto del governo. Cosa assolutamente, fammelo dire, falsa, cioè tutto questo battage di quei due giorni dei primi di agosto si faceva riferimento ad un disegno di legge presentato da tre senatori, primi firmatari, tre senatori, aspetta che te lo dico perché la sigla è DAP, sì. Quindi NDC e UDC in sostanza, presentato da Piero Aiello, con firmatari Gentile, Bilardi e Di Giacomo, tutti di questo firmatari di questo disegno di legge, sì. Che è stato assegnato alla Commissione Permanente del Senato il 17 marzo 2015. Cioè in fase di discussione, diciamo così, del decreto mille proroghe, che sostanzialmente ha previsto le norme delle quali tutti siamo a conoscenza, no? Cioè questo decreto mille proroghe, convertito poi in legge nel febbraio 2016, in sostanza diceva che dal 1 gennaio del 2016
tutte le attività commerciali, professionali erano tenute a accettare pagamenti tramite questi sistemi POS e così via, quindi carte di credito, bancomat, carte di debito, eccetera, eccetera, per qualsiasi tipo di importo, quindi viene meno anche l'importo minimo dei 30 euro, no? Quindi si era parlato che questo importo doveva andare ai 5 euro e invece dovrebbe essere per qualsiasi tipo di importo. Quindi, tornando a questa cosa di fine agosto che ha smosso, di inizio agosto che ha smosso un po' di nuovo tutto il ragionamento su questa cosa, anche perché, come tutti sappiamo, nel decreto mille proroghe che prevedeva questa cosa, non venivano stabilite delle sanzioni per chi non si dotasse del POS. E quindi, come dire, manca la sanzione. Ci siamo capiti, no? In poche certo. parole, come funziona. Praticamente non si fa, certo. E però c'è l'Europa, appunto, su questo percorso. Esatto. Questo è un ritardo, diciamo così, del governo, perché nel decreto mille proroghe mi pare che entro un certo periodo di tempo, aspetta che cerco di ricordarmi, vabbè, comunque doveva. Il governo doveva stabilire due criteri in sostanza. Il primo è quello appunto delle sanzioni. Il secondo è quello che dell'oggettiva impossibilità tecnica che consente ad alcune particolari attività di poter essere escluso dall'obbligo di accettare pagamenti tramite questo POS. Quindi questo avrebbe dovuto essere, questo provvedimento mi pare entro il febbraio del 2016. Basandosi anche sul fatto che appunto, come dire, seguendo la corretta integrale interpretazione del regolamento dell'Europa, il regolamento europeo che fissa dei limiti alle commissioni dei pagamenti con carte, sì. Del quale io però non ne conosco cioè il questi contenuto. Limiti fissati, questi certo. limiti fissati, perché sinceramente non sono riuscito a trovare anche a suo tempo questa cosa. Comunque fissa questi limiti. Ovviamente, probabilmente questi limiti non piacciono alle banche italiane. Certo. E quindi tutto il provvedimento è slittato, eccetera, eccetera. Ora, l'acqua si era raffreddata un po', probabilmente le banche italiane hanno fatto lobbying ed è scattato il meccanismo dei primi di agosto di ripresa di questa obbligatorietà, e quindi giocando sulla incertezza e sul dubbio, in pratica, come dire, i giornalai, i commercianti, le imprese un po' meno attenti, ecco che scattano subito ad